domenica 21 aprile approda al Mandela Forum di Firenze il tour di Alfa dal titolo Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Il cantautore e rapper genovese ha partecipato con il brano già disco d'oro Vai all'ultimo Festival di Sanremo e si trova adesso ad affrontare a soli 24 anni il primo tour nei Palazzetti, un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Sono molto emozionato, è il mio primo tour nei Palazzetti, io lo dico sempre, 6 anni fa cantavo in una gelateria, il mio primo live è stato mentre dicevano stracciatella, pistacchio, coppetta, quindi insomma fa strano arrivare ai Palazzetti, sono onorato per questa cosa. Firenze è una delle tappe più importanti, chiudiamo la prima parte del tour con questa data, quindi cerchiamo di sorprendere. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato, cosa vuoi esprimere con questa frase? Beh, che la vita è bella, no? Abbiamo vissuto tanta aggressività, tanta rabbia nel post-Covid e con il periodo insomma di pandemia. La mia generazione è molto ansiogena, però sto cercando di riportare, come tante persone, un po' di solarità, un po' più di bellezza, no? Cosa porterai in questo tour, a parte la tua musica, di te? Beh, considera, io dico sempre, ho iniziato dalla cameretta e quindi abbiamo costruito un'intera casa sul palco, ci sarà proprio una casa costruita in questo show un po' teatrale con cucina, bagno, anche la mia stanza, perché sì, saremo migliaia, però sarà come fare una festa in casa nel soggiorno, no? Senti, nelle tue canzoni passate hai spesso parlato del bullismo, un'esperienza che purtroppo hai vissuto in prima persona. Sì, diciamo che quella è stata una parentesi che mi ha permesso anche di scrivere canzoni alla fine, perché poi è stata un po' l'alternativa sociale per me la musica e quindi ne parlo semplicemente perché so che ci sono un sacco di ragazzi che ci stanno passando e spero di essere un po' di ispirazione. Alla base di tutto c'è l'amore. Assolutamente, l'amore, io sono innamorato dell'amore, non sono innamorato di nessuno in questo momento, ma dell'amore tantissimo. Ma è stata una rivincita per te arrivare a Sanremo, insomma, dalla cameretta? Sì, ma davvero, se penso a dove sono partito mi fa molto strano e mi onora. Però sì, credo che sia una storia di rivalsa sociale. Io non parlavo a scuola da piccolo, sono arrivato a cantare nei Palazzetti, quindi sì. Senti, invece la collaborazione con Roberto Vecchioni prosegue in qualche modo? Sì, dovrebbe venire in qualche data mia, io in qualche data sua, ma perché il nostro connubio artistico... In realtà è iniziato prima di Sanremo perché lui ha scritto la intro del mio disco, quindi insomma ci conosciamo da un po'. Poi ho fatto amicizia con i suoi figli, abbiamo un rapporto speciale con il prof. Considera che io sono nato, perché i miei si sono innamorati con una canzone del prof Vecchioni, quindi comunque sono su questo pianeta Terra anche grazie al prof Vecchioni. Gli devo molto, i ragazzini crescono con dei poster, no? Io nella mia cameretta avevo Roberto Vecchioni perché mio papà me l'aveva regalato quando è venuto al Politeama Genovese a vederlo. Quindi tu sogni, sì, ragazzo? Sì, sempre, ma tutti dovremmo sognare, no? Oggi c'è sempre un po' paura di parlare di queste cose perché c'è molta disillusione, molto cinismo, però non c'è niente di male, secondo me. Ci sono altri sogni che vuoi realizzare? Tantissimi sogni, ancora tanti, però sono molto superstizioso, quindi se te li dico non succedono. E sul palco fiorentino cosa ci farai sentire? Cosa succederà? Ci saranno un po' di ospiti, anche un ospite internazionale se riusciamo e ovviamente facciamo tutto il tour speciale. Spero di riuscire a invitare il prof Vecchioni, ti dico la verità, se lo convinco lo portiamo a mangiare bene e poi cantiamo assieme.